Lo sportello del cittadino è a Taranto, in pieno centro, in Viale Virgilio. Siamo praticamente dinanzi a quella che è definita Villetta Petraro, che è di proprietà dell'amministrazione comunale. Una bellissima struttura che però giace nel più completo degrado, sta letteralmente cadendo a pezzi. Ne parliamo con un amante del patrimonio storico, culturale, dei beni della città di Taranto, mi riferisco al dottor Francesco Pasculli. Parliamo brevemente, proprio rapidissimamente, di questa storia, questa villetta che è di proprietà del comune. Proprietà del comune degli anni 90, è stato asilo nido, scuola materna, poi fu chiuso, una struttura messa a norma, una struttura completamente messa a norma, quindi è una struttura che quando fu chiusa, diciamo, come asilo poteva essere già immediatamente il giorno dopo riutilizzata per qualsiasi cosa. Cosa è successo però? Che è caduta anche questa struttura, non si sa per quale motivo, nel dimenticatoio e in questi ultimi anni è stata letteralmente saccheggiata. Come lo possiamo ben vedere, stanno portando via gli infissi, gli impianti elettrici, quindi il rame, e in totale abbandono, pur essendo una struttura che potrebbe essere tranquillamente riutilizzata. Per esempio penso all'archivio storico del comune di Taranto, che è stato silentemente chiuso nel 2015. Qual è stata la sua ultima ubicazione? L'ex UPIM. Ora Lidl. Ora Lidl, senza voler fare pubblicità a nessuno, però effettivamente questo è strano, perché se l'ex UPIM fu l'archivio fu chiuso perché l'ex UPIM era pericolante, va bene? Quindi sappiamo che oggi effettivamente se c'è una attività commerciale probabilmente non lo è. Allora io quello che mi chiedo, si potrebbero allocare qui i tanti faldoni? I tanti faldoni potrebbero essere assolutamente allocati qui, anche perché ad oggi noi non sappiamo in realtà, Luigi, dove sono i nostri faldoni, le condizioni dei faldoni. L'archivio storico del comune di Taranto ha avuto una serie di vicissitudini, perché è passato da Piazza Lo Iucco a Piazza Coperta, abbandonata Piazza Coperta, spostati all'ex UPIM, e adesso non sappiamo praticamente dove è un archivio, non abbiamo un archivio storico. Penso che i problemi per i quali, le ragioni per le quali non si procede al ripristino di questa villetta siano di ragione economica, per le casse comunali di Taranto chiaramente non brillano. Però, ovviamente, Luigi, che... però non penso che i costi sarebbero esorbitanti per ripristinare la villetta. Non credo, considera che fino a un anno e mezzo fa la struttura era perfetta, e questa è la cosa che dà più rabbia, caro Luigi, vedere una struttura che poteva essere tranquillamente già immediatamente riutilizzata abbandonata e saccheggiata. Siamo in piena città, però comunque, ecco, volendo lo potremmo fare, una struttura, una volumetria che potrebbe essere recuperata, molto grande, con un giardino immenso, quindi volendo si possa fare. L'appello all'assessore al patrimonio del comune di Taranto, Francesca Viggiano, affinché quest'opera non precipiti ancor più, perché poi ovviamente è come le condizioni di salute di una persona o un'automobile: se non fai i tagliandi, per così dire, la situazione si incancrenisce e i danni che oggi potrebbero essere X, tra un anno diventeranno, come è accaduto, X elevato all'ennesima potenza. È tutto. Lo sportello del cittadino, Luigi Abbate e Francesco Pasculli.